risotto con quartirolo, cademartori, funghi e zafferano. Eccellenze italiane, vi insegno come fare un risotto perfetto. E allora, l'utilizzo è un tegame largo, capiente, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e una noce di burro, aggiungiamo il riso, andiamo a tostare, poi abbiamo già preparato il vino che andremo a bagnare il risotto. Il vino viene dealcolizzato prima, non è che perde di sapore, ma perde di intensità. Andiamo a bagnarlo. Dal momento in cui il vino evapora, aggiungiamo il brodo. Questo è un brodo vegetale. Ecco, mentre il riso va avanti, noi abbiamo un'altra padella ben calda, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e andiamo a caramellizzare i funghi. Prendete lo zafferano, un po' di acqua calda e poi lo fate andare. Siamo arrivati a cottura finale, aggiungiamo in questo momento il burro ghiacciato, assieme al burro ghiacciato aggiungiamo il quartirolo cademartori. Il quartirolo cademartori diventa interessante per uno chef, per voi a casa che state imparando, la sua acidità, l'acidità che dà in un risotto, ad esempio a base di funghi. I funghi sono pronti, possiamo andare ad impiattare. Aggiungiamo il riso, poi andiamo ad aggiungere i funghi, poi aggiungiamo questo prezzemolo liquido, piccola botta sotto e il piatto è pronto.